Che si arrombre scugnizzi, casa balla tutto pizzi, trovettiamo un pizzi, cada fanno due carizzi, strette mani vase e frizzi, provo gusto e te c'avvizzi, come a tanta pirenizza, te ne scinna schizza schizza, fino a quando non scapizzi che si arrombre scugnizzi, oh, spassati e capillo, mo te coglie mo te pe. Quell'aia che stia rompere scugnizz, casa balla tutto pizz, provettava un pizz in pizz, cada fanno due cariz, provo gusto e ti c'avvizz, chiude sfrina e chiude a pizz, come a tanta piranizza, te ne scinna schizza schizza, fino a quando non scapizze che stia rompere scugnizz. Benvenuti nel mondo che sorride della Scoop Travel, la vostra agenzia di viaggi che si trova nel cuore del Vomero, in via Bernini 9091 e in via Tino da Camaino numero 10. Ebbene, seguiteci per pochi minuti, per breve, diciamo, in questa trasmissione, perché stiamo per regalarvi un sogno che si potrà realizzare facilmente. Seguendoci, perché ogni tanto i sogni sicuramente aiutano a vivere bene e quindi con l'agenzia Scoop Travel siamo qui per realizzare un vostro sogno, quello di una crociera, ma una crociera molto particolare, innanzitutto con una nave che è una garanzia, l'MSC, e poi una seconda crociera della musica napoletana. Di che cosa si tratta? Ne parliamo in studio con il titolare dell'agenzia Scoop Travel, Francesco Spinosa. Ciao, ciao Francesco. Ciao. E poi con un grande artista della canzone classica napoletana, e beh, il grande Mario Maglione, il signore della canzone classica napoletana. Grazie, grazie. Ciao Mario. Ciao, perché Mario poi? Perché Mario partirà proprio in questa crociera dal 16 al 23 ottobre. Allora, visto che è la prima puntata, Francesco, facciamo capire anche ai nostri amici a casa di che cosa si tratta. Ecco, come nasce in te l'idea di questa crociera e soprattutto quali sono i tuoi obiettivi? Allora, io penso che noi oggi andiamo contro tutte le cose che si sono state dette fino ad oggi. Questa sarà una trasmissione particolare perché noi oggi parleremo bene della nostra città. Parleremo bene della nostra città, mentre ultimamente c'è proprio una moda di parlarne solamente male, cioè quindi parlare solo delle cose negative. Invece noi oggi e durante la crociera dal 16 al 23 ottobre parleremo delle cose positive e belle della nostra città. Sicuramente la cosa più bella, che la tradizione più interessante che, della nostra città, è quella della canzone, della cultura, della tradizione musicale napoletana. Ecco. E noi durante questa settimana, benissimo, durante questa settimana, quindi noi parleremo del nostro passato e del nostro futuro. Quindi di cosa è stata la canzone napoletana, quali sono stati i migliori e i maggiori artefici di questa canzone napoletana, e poi parleremo delle positività della nostra regione. Quindi parleremo della canzone, del teatro, della tradizione e di tutte le cose positive che esprime la nostra città, che noi abbiamo. E anzi, a questo proposito, Francesco, vorrei già invitare i nostri amici a casa a telefonare al numero che vedete in sovraimpressione, lo 081 558 6222, per prenotare le vostre cabine, perché naturalmente ne sono rimaste pochissime, sì, per la partenza del 16 ottobre, quindi vi dovete assolutamente affrettare. Oltretutto, se telefonando dite che avete visto la trasmissione qui a Televomero, vi regaliamo un simpatico kit da viaggio di borsa e borsellino, quindi una ragione in più ancora per telefonare e per partire in maniera sorridente con Scoop Travel. Quindi iniziate a telefonare. Vogliamo sentire un po' da Mario, che ha già partecipato, sì, alla prima, sì, edizione della crociera. Sì. So che è andata benissimo, ti sei divertito. Ecco, tu come cultore della canzone classica napoletana, come giudichi queste iniziative e soprattutto adesso in questa seconda crociera, che cosa ti aspetti, che cosa farai, proporrai ai viaggiatori? Proporre di solito sempre questo patrimonio straordinario insieme ad altri miei colleghi, a Monica Sarnelli, a Antonello Rondi. Ma devo dire che l'esperienza è stata molto bella l'anno scorso, che mi ha coinvolto, Francesco. Io tanti anni fa ne ho fatta una volta con la mitica Achille Lauro. Però eri in vacanza. E eravamo sempre vari artisti, ma non fu una cosa, la famosa di Festi San Gennaro che organizzarono. Però adesso è stata una maniera diversa, adesso è avere un contatto diretto, essere interattivi direttamente con le persone, non solo con tutti i nostri amici che partono da Napoli, ma anche con tutto questo
pubblico internazionale, su queste navi c'è molto pubblico internazionale. Interagire con questi spettacoli meravigliosi che fanno a bordo della MSC, che ti dico solo una cosa, fantastica, bellissima. Avere un professore che mi ha insegnato tante cose meravigliose e bellissime, non è che non sapeva, uno si distrae. Allora la sera stai sulla nave, ascolti le cose bellissime ed è molto bello. Dire che questa volta ci ritorno ancora con più piacere. È vero, anche perché Mario, parliamoci chiaramente, con tutti i turisti, anche che parlano un'altra lingua, è vero, l'unica lingua che si capisce sempre è quella della canzone classica napoletana. Basta cantare. Io vado a cantare in giro per il mondo nei posti più disparati, nel senso, sono stato negli Emirati Arabi, sono stato in Corea, sono stato in Ungheria, ci hai capito? No? L'Australia, il Canada e l'America, dove ci vado, sono stato tante volte, è tutto più semplice. Ma andare a cantare in Giappone, si canta solo per i giapponesi, negli Emirati Arabi, mi garantisco che solo gli arabi, non si canta, gli italiani saranno quelli dell'ambasciata. Perciò è un'esperienza. Ma possiamo dire qual è la canzone in hit adesso più gettonata nel mondo? È sempre la stessa, è Funiculi Funiculao, e Torna a Sorrento. Sono i tre pezzi più famosi. Che tu farai in crociera? Beh, penso. Qualcuno di noi sicuramente li farà. Francesco. No, volevo dire che a parte tutta gli spettacoli che avremo con una delle voci più importanti della canzone napoletana, che è Mario Maglione, poi ci sarà la signora Monica Sarnelli, che avremo nelle puntate a seguire, quindi avremo gli spettacoli serali con questi tre grandi artisti della canzone napoletana, che sono stati scelti proprio per la loro signorilità, perché noi questo dobbiamo dire, cioè oggi la televisione e i media propongono solo la Napoli brutta, invece noi con la nostra intenzione, con il nostro evento, vogliamo proporre la Napoli per bene, è questo, infatti, che bisogna premiare. Francesco, cioè, bisogna ti volevo dire anche quali erano le novità di questa seconda edizione. Mentre l'anno scorso abbiamo cominciato molto timidamente, perché abbiamo cominciato con un progetto che, devo dire la verità, è stato molto supportato, mi hanno supportato molto in questo gli amici della MSC Crociere. Supportato nel senso che mi hanno aiutato e mi hanno dato anche un incoraggiamento, supporta, no, perché a Napoli tutto quello che fa è tutto molto difficile. I miei colleghi operatori turistici che lavorano nelle altre regioni d'Italia sono avvantaggiati, perché a loro tutto funziona bene. Voi tutti gli operatori del commerciali campani sanno bene che qualunque cosa fa in Campania è un lavoro in più rispetto agli altri. Quindi abbiamo cominciato timidamente l'anno scorso, quest'anno è piacevole perché sono le persone che ci stanno chiamando e ci stanno dando consigli per migliorare questo evento. Quindi, a parte gli spettacoli serali che avremo con i tre artisti che abbiamo menzionato prima, quest'anno abbiamo anche i gemellaggi nei vari porti.